Entriamo subito, direi, in argomento. Entriamo subito in argomento. Rapidamente ho diviso la presentazione in tre punti: il quadro globale, quindi il mercato delle macchine nel suo complesso, l'industria italiana e le previsioni per il futuro. Allora, quanto è grande il mercato delle macchine di imballaggio? Qua parliamo, mentre stamattina abbiamo parlato di confezionamento flessibile in particolare, o confezionamento con materie plastiche, noi qua parliamo di confezionamento nella sua accezione più ampia, quindi qualunque tipo di confezionamento. Il mercato noi lo valutiamo circa 35 miliardi in tutto l'anno. Allora, partiamo dal grafico che c'è sulla destra. Il grafico che c'è sulla destra è quello del consumo, quindi vediamo subito che l'Asia assorbe il 35% del mercato, poi l'Unione Europea più gli altri paesi europei non dell'Unione, quindi in totale anche loro siamo in circa il 32-33%, e poi abbiamo il Nord America. Nord America significa sostanzialmente Stati Uniti. Se questa a destra è la mappa del consumo, a sinistra c'è invece la mappa della produzione. Chi costruisce le macchine di imballaggio? E qui vediamo subito che la parte del leone la fanno gli europei. Gli europei significa l'Italia, anzi no, la Germania, l'Italia, un po' di Svizzera, un po' di Francia, un po' di Olanda, un po' di Inghilterra, ma sostanzialmente Italia e Germania, e lo vediamo più avanti. Evidentemente anche dalla dimensione dei settori dell'Europa si vede che noi produciamo più di quello che consumiamo, al contrario invece dell'Asia che utilizza più macchine di quelle che produce, e la stessa cosa vale anche per il Nord America. Quindi vediamo adesso le esportazioni. Le esportazioni, si vede nettamente che metà delle esportazioni globali nel mondo delle macchine di imballaggio lo dividiamo a metà fra Germania e Italia. Poi abbiamo un po' di Cina, un po' di Stati Uniti e le altre aziende. Nei grafici a destra invece vediamo l'andamento nel periodo 2001-2015, quindi mentre c'era un gap più significativo tra la Germania e l'Italia prima della crisi del 2009, dopo la crisi questo gap si è ridotto. Quali possono essere le ragioni di questo fatto? Sarà interessante discuterne con il professore. Ci sono diverse interpretazioni, perché non si può in questo caso fare riferimento soltanto a dei numeri, a delle misure note sulle quali non c'è da discutere. Il grafico invece inferiore dà un po' il senso generale degli altri. Secondo me c'è una cosa che balza subito all'occhio. Gli americani, cioè la curva grigia, sono un po', hanno avuto una sorta di diminuzione delle esportazioni negli ultimi anni, e poi c'è la curva gialla, che forse me l'hanno messa gialla apposta. Infatti sono quello che volevo dire. Perché la curva gialla è quella della Cina, quindi la Cina nel 2015 è diventata per la prima volta esportatore netto di macchine di imballaggio, quindi esporta più di quello che importa e sta crescendo a dei ritmi preoccupanti. Qui vediamo sempre l'industria mondiale nel periodo 2001-2015, quindi sostanzialmente si vede che, a parte la famosa crisi dei mutui subprime dell'America alla fine del 2008, per il resto c'è sempre una costante, magari lenta, non travolgente, ma assolutamente costante crescita del mercato. Quindi se vediamo tutto il periodo dal 2001 al 2015 abbiamo un 4,4% annuale, se invece prendiamo in considerazione soltanto il periodo dopo la crisi addirittura 7,6% annuale. Vediamo un po' adesso gli italiani. I numeri più importanti ve li leggo io. La prima fila, il fatturato. Siamo intorno ai 6 miliardi di euro di fatturato totale del nostro settore. L'ultimo dato del 2015 ci dice che sono 6,2 miliardi ed è nel settore della meccanica strumentale il comparto più importante, che ha superato già da qualche anno il comparto delle macchine utensili. Quindi noi siamo il primo settore dell'automazione. E a proposito di automazione, vale la pena ricordare che nel 2015 l'Italia ha avuto un saldo positivo della bilancia commerciale di 120 miliardi. Di questi 120 miliardi complessivi, 50 sono dell'automazione, della meccanica strumentale. Quindi, dicevo, nell'ambito della meccanica strumentale, il nostro è il primo settore, quindi mi dà un po'
l'idea di quanto importante sia. Passiamo alla riga dell'export sul fatturato. Vedete, 83% nel 2013 le esportazioni, 81-80. Poi vediamo perché questa lieve contrazione. Quindi noi esportiamo, per rimanere su numeri interi, l'80% della nostra produzione, che è un dato che si lega a quello che dicevo prima. 27.000-28.000 addetti complessivamente, per un totale di circa 600 aziende. Il numero sta lievemente diminuendo, un po' per la situazione di crisi e un po' perché ci sono dei gruppi che si stanno formando nell'ultimo periodo. Quindi 600 aziende, 28.000 dipendenti nel suo complesso. Qui ho rappresentato il confronto fra l'Italia e la Germania, e questi dati vengono da una riunione che c'è stata a ottobre con la VDMA, che sono i nostri omologhi tedeschi, quindi sono numeri che abbiamo concordato con loro. E vediamo che le due situazioni si possono quasi sovrapporre l'una all'altra. Quindi 6 miliardi e 2 di fatturato complessivo contro 6 miliardi quasi e 3 della Germania. Il fatturato domestico nell'ultimo periodo per la Germania è molto cresciuto, invece il nostro registra un timido più 1,9%. Le esportazioni sono circa uguali, 5 miliardi per noi, 5 miliardi e 2 per la Germania. E le loro esportazioni cubano 86, 85, 82,9%. Quindi siamo su valori molto simili. Invece è interessante vedere il numero di aziende. Noi abbiamo i numeri che abbiamo visto poco fa, che comprendono le circa 600 aziende censite, e il nostro criterio per censire un'azienda è che abbia un minimo di struttura e abbia un minimo di prodotto a catalogo. Invece i tedeschi hanno utilizzato un criterio diverso e hanno preso in considerazione soltanto le aziende con più di 20 addetti. Quindi c'è questa grande diversità di numero di aziende, però se da noi andiamo a togliere quelle con meno di 20 addetti, che sono circa 375, anche lì ci riportiamo quasi sugli stessi numeri. E il numero totale dei dipendenti dei nostri cugini tedeschi è di 28.000. Quindi vedete, sono due situazioni quasi sovrapponibili una sull'altra. Questo invece è il mercato italiano, quindi produzione italiana, la parte blu rappresenta l'export, la parte gialla rappresenta invece le vendite sul mercato domestico, e anche qui l'ho messa soltanto per dire che sostanzialmente, a parte la crisi del 2009, il resto è una costante crescita del settore. Veniamo un po' a quelle che possiamo definire le dolenti note. Cosa abbiamo rapportato qui? Abbiamo diviso le aziende in classi di fatturato. E abbiamo visto come queste classi compongono il totale del settore. E cosa vediamo? Che sulle circa 600 aziende, quasi la metà, quasi 300 aziende hanno fatturato sotto i 2 milioni e mezzo di euro. E nel totale fanno circa il 50% del fatturato. Mentre dall'altra parte abbiamo soltanto 19 aziende che superano i 50 milioni di euro di fatturato, soltanto 19 aziende, e queste aziende fanno il 50% del fatturato del settore. Quindi è un settore che è assolutamente micronizzato. Non credo che debba sorprenderci, perché io ho scoperto, per prepararmi per questa giornata, che la media delle aziende italiane è di 3,9 addetti, rispetto ad una media europea che è circa il doppio. Quindi le nostre aziende soffrono di nannismo. Questo nannismo poi si ripercuote in qualsiasi cosa. Guardate, questo l'abbiamo visto prima, il 50% delle aziende, vediamo il dato più a sinistra, Cuba 274 milioni di fatturato, mentre le 19 aziende all'estrema destra fanno 3 miliardi di fatturato. Questo è il confronto con la Germania. E quindi qua vediamo che mentre a livello di settore nel suo complesso i numeri sono sovrapponibili, quando vai a guardare dentro come la composizione, ahimè, le cose sono diverse. Si vede nettamente che la dimensione media delle aziende tedesche è più grande. Basta vedere che tra le grandi, nell'ultima categoria sopra i 500 dipendenti, noi abbiamo l'1% delle aziende e loro hanno il 12% delle aziende. Quindi abbiamo una grande differenza della dimensione delle aziende, e questo evidentemente poi si ripercuote in tutta l'attività del settore. Ovviamente, questo è un dato che deve fare pensare, le aziende più piccole
fanno meno fatturato per addetto, producono meno valore aggiunto. Quindi più sei piccolo, più fai fatica a sopravvivere. Più cresci, più diventa facile la vita e arrivi nell'ultima categoria a quasi 300 milioni di euro per addetto. Questo lo vediamo anche nelle esportazioni. Mentre le aziende più grandi esportano più del 90% del fatturato, le aziende più piccole si attestano ad un 44%. Chiaramente lavorano più su una scala locale. Vediamo un po' adesso quali sono le esportazioni per area. Molto semplicemente vediamo che queste sono le esportazioni degli italiani, prima avevamo visto il mondo. Gli italiani esportano 35% nell'Unione Europea, più ancora 11% nella extra europea, quindi abbiamo un 46-47% del nostro fatturato che rimane nel nostro continente. Poi, secondo è l'export destinato all'Asia, e poi il Nord America. Il dato interessante, il dato anche preoccupante, se volete ve lo indico subito, è quel 15,7% di flessione delle nostre esportazioni in Asia dal 2014 al 2015. Quindi le esportazioni in Asia dell'Italia sono scese del 15%. Variazioni di più 1, più 2, più 3 sono assolutamente fisiologiche. 15% per me invece deve fare... In un mercato che cresce, immagino, perché l'Asia... In un mercato che cresce, poi vedremo anche di quanto. Per contro abbiamo un dato interessante relativo alle esportazioni nel Nord America che sono cresciute del 15%, 16% quasi. Quindi stiamo andando bene nel Nord America, stiamo diminuendo le nostre esportazioni in Asia, ma l'Asia è un'area che cresce. Questo è il dato che si riferisce ai primi sei mesi del 2016, confrontati con i primi sei mesi del 2015. E vediamo che la contrazione in Asia continua, c'è cioè un 9%, e per fortuna invece la crescita del Nord America cresce ancora, continua con un più 20%. Invece, a livello di singoli paesi dove noi esportiamo, il primo rimane il Nord America, gli Stati Uniti. Poi c'è la Francia, che è il paese più importante in Europa per quello che riguarda le macchine di imballaggio per noi. E poi c'è la Germania e la Cina. Oh, la Cina, come Cina, vede diminuire le nostre esportazioni del ben 30%. L'altro dato significativo è il Brasile, che scende dell'8,7%, ma l'economia del Brasile, sappiamo, è legata un po' anche alla situazione politica che c'è stata in questo periodo, quindi così si spiega. I primi sei mesi del 2016 vedono più o meno la stessa situazione quando l'analizziamo a livello di paese. Gli Stati Uniti continuano a crescere, sostanzialmente la Cina si contrae del 50%. Questi sono, secondo me, i dati più significativi. Vediamo adesso quali sono le nostre previsioni per il futuro. L'ufficio studi della nostra associazione ha messo a punto uno strumento che ci permetta non soltanto di andare a fare analisi statistiche sul passato, ma ci permetta anche di dire quali evoluzioni si attendono nell'immediato futuro. Per far questo, poterlo fare a beneficio delle nostre aziende, analizziamo i mercati e le loro evoluzioni secondo tre assi: l'asse ovviamente geografico, l'asse delle famiglie di macchine e l'asse dei settori clienti. Adesso, senza entrare nel dettaglio, è stata fatta un'indagine insieme con i professori di marketing dell'Università di Parma e Reggio Emilia e abbiamo messo a punto un modello che è collegato a tanti database e quindi siamo in grado di fare analisi a livello di paese, di evoluzione sociale e politica. Sarebbe interessante capire che succede nel nostro paese da oggi, ma questo è un altro paio di mani. E quindi da un livello macro poi siamo in grado di scendere anche ad un livello più di dettaglio e quindi possiamo fare delle ipotesi di crescita specificamente per un'azienda sulla base della composizione del suo fatturato e dei particolari paesi dove loro esportano. Evidentemente queste sono analisi, come dicevo prima, spacchettate paese per paese, per settore cliente, quindi food, beverage, pharmaceutical, cosmetic, eccetera, e per tipologia di macchine. Veniamo a quella che è la situazione complessiva. Questi sono i dati che abbiamo già visto prima, quindi 12 miliardi in Asia,
9, 8, 10 più altri 2, 12 miliardi sono l'Europa, 6 miliardi e mezzo il Nord America e poi abbiamo i mercati del Sud America ancora 2, 4 e l'Asia più l'Oceania di circa 2 milioni. Questa è la situazione a oggi. I nostri strumenti ci consentono di vedere che la crescita nel periodo che va dal 2015, questo è uno studio che è stato cominciato nel 2015, adesso a fine 2016 sarà aggiornato, dal 2015 al 2018 queste sono le evoluzioni che noi ci attendiamo. Quindi, come abbiamo visto prima, l'Asia cresce di quasi l'8% nel suo complesso, ma all'interno dell'Asia abbiamo la Cina che diventa sempre più paese esportatore e ci toglie sempre più mercati di sbocco per le nostre aziende. Ovviamente l'Europa è in una situazione più statica, di più per i paesi dell'Unione Europea, un po' meno per i paesi fuori dall'Unione Europea. Il Nord America è abbastanza in media con un 4%. I paesi, le aree, i continenti che crescono di più sono quello del Sud America e quello dell'Africa e Oceania, che però partono da volumi che sono ancora molto limitati, quindi significa che lì bisogna investire parecchio. Quello che noi facciamo come azienda, come associazione, è di cercare di portare le nostre aziende nei paesi, soprattutto evidentemente alle manifestazioni fieristiche, cercando di organizzare le cosiddette collettive che permettono alle aziende di risparmiare del denaro e per cominciare a capire come quei paesi possono integrarsi nella loro visione del mercato e nel loro export. È anche vero, questa è una tabella che riporta un po' i numeri che abbiamo visto prima, è anche vero che però noi soffriamo del fatto che mentre i tedeschi, sono cose che sappiamo, poi di fatto le viviamo tutti i giorni, mentre i tedeschi si muovono in maniera molto compatta e sono supportati dal loro governo e dalle loro istituzioni in maniera assolutamente formidabile, noi imprenditori italiani molto spesso abbiamo la sensazione di essere soli. E quando dico abbiamo la sensazione, un altro problema che in generale ci crea un danno è l'immagine paese. Da poco è stata presentata in America una indagine ICE sulle macchine italiane di confezionamento in quel mercato e si evidenzia che in realtà la percezione delle nostre macchine è un po' inferiore a quella dei tedeschi, non per tecnologia o per organizzazione di aziende, ma perché l'immagine paese che noi diamo è un po' un'immagine che non corrisponde poi alla professionalità con cui si muovono le nostre aziende. Quindi io mi fermerei anche qui, ricordando quali sono un po' le caratteristiche. Il nostro settore è un settore molto vivo, molto importante per l'economia italiana, che si confronta testa a testa con i tedeschi, ovunque, in tutto il mondo e praticamente su tutte le tecnologie. Il mercato che in questo momento vediamo attirare di più è quello del Nord America, dove noi abbiamo delle quote di mercato importanti e che progrediscono anno dopo anno. Dall'altra parte abbiamo una situazione cinese e asiatica che è preoccupante, perché i cinesi sono, da una parte hanno delle macchine che diventano sempre, la cui qualità migliora, mentre il prezzo rimane basso, quindi sono molto concorrenziali, e dall'altra sono anche molto, molto ricche, hanno tanti soldi, per cui ci portano via i mercati, comprano meno le nostre macchine e vengono a comprare le nostre aziende. L'ultimo acquisto particolarmente importante è quello della Kuka, azienda tedesca, vedo il signore fa sì con la testa, azienda tedesca che produce robotica e che è stata comprata dai cinesi. Quindi abbiamo un attacco dai cinesi che in qualche modo sta diventando sempre più preoccupante. Quello che noi dobbiamo fare, a proposito, quando ci incontriamo con le nostre società omologhe, le nostre associazioni omologhe in Germania e in America e condividiamo la preoccupazione per i cinesi, i quali tra l'altro non condividono con noi neanche l'etica del far business, perché sappiamo,
sappiamo tanto di come si muovono queste aziende, non è il caso che sia ricordato qua, ma sicuramente non hanno gli stessi costi di ricerca e sviluppo che abbiamo noi, per dirla con un giro di parole. Quindi questo è un problema che sarà sempre più importante nel futuro, e l'unica maniera che noi abbiamo per contrastarlo è quello di fare innovazione, di puntare sul servizio e di cercare, ove possibile, in qualche modo di mantenere il livello della qualità dei nostri prodotti ben distante dal livello di qualità dei cinesi. Questa in due parole è un po' l'outlook del nostro settore.